Rosso Malpelo. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzino malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone, sicché tutti alla cava dell'Arena Rossa lo chiamavano Malpelo. E persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana, e siccome era Malpelo, c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi, e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta di scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più. E, in coscienza, erano anche troppi per Malpelo. Un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti e che tutti schivavano come un rognoso e lo accarezzavano coi piedi, allorché lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico. Al mezzogiorno, mentre gli operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe per rosicchiarsi quel suo pane di 8 giorni. Come fanno le bestie, suo pari? E ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo e gli tiravano dei sassi finché il sovrastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ehi ci ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e lordo di Rena Rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa e aveva altro per il capo. Non di meno era conosciuto come la Betonica per tutto Monserrato e la Carvana, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano la cava di Malpelo, e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma, lo tenevano addirittura per carità, e perché Mastro Misciu, suo padre, era morto nella cava. Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno nella cava, e che ora non serviva più e s'era calcolato così ad occhio col padrone per 35 o 40 carra di rena. Invece Mastro Misciu sterrava da 3 giorni e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come Mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone. Perciò appunto lo chiamavano Mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da basto di tutta la cava. Ehi, povero diavolaccio, lasciava dire e si contentava di buscarsi il pane con le sue braccia invece di menarle addosso ai compagni e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: «Va là che tu non ci morrai nel tuo letto come tuo padre». Invece nemmeno suo padre ci morì nel suo letto.